Ciao a tutti! Oggi location un po' strana, ma un po' diversa dal solito perché ho appena girato, diciamo, il close-up delle cose che vi farò vedere e quindi sono rimasta qui, insomma, senza stare a fare troppi movimenti, troppi spostamenti, anche perché non ho tempo. Comunque, dopo il video di decluttering di tutte le mie cosine un po' intime, tipo pigiami, reggiseni, insomma, cose un po' così, che comunque troverete alla fine di questo video, è arrivato il momento del video haul di cose che invece ho preso per cercare appunto di sostituire le cose buttate, ma comunque non è che abbia comprato il mondo, perché comunque non ho comprato solo cosine per sostituire le cose buttate, ma anche altre. Comunque, vi faccio vedere. Allora, essenzialmente io ho preso da tre siti online, Intimissimi, Calzedonia e Tezenis. Quindi iniziamo. Allora, innanzitutto da Intimissimi ho ripreso i miei adorati, ma stra adorati, di questi il close-up non c'è perché non ha senso e non avrebbe comunque modo, non avrebbe modo di farlo, i miei adorati slippini, questi di cotone. Questi sono quelli a taglio vivo, senza cuciture, sono comodissimi, sono confortevolissimi, sono veramente fantastici e ho preso il color nude chiaro, il colore nude più scuro. Io questi veramente li adoro perché non si vedono sotto alle gonne più strette, sotto ai pantaloni, sono comodissimi. Il colore nude più scuro e poi il classico color nero. No, non è nero, no, è un bellissimo blu, neanche me lo ricordavo. Vabbè, tanto sono slippini. Comunque ho preso anche il blu e io questi appunto li adoro. E va bene, ho preso questi, poi vado un po' random, da questa maglietta di, chi lo sa, da Intimissimi, ho preso questa magliettina super super semplice, con questo però scollo ampio, rotondo e a manichina lunga. E ha un colore carino perché è un color cipria. Mi sembra che sul sito ci sia c'era scritto che era tipo color seta, una cosa del genere, ma è di un cotone veramente molto, secondo me, di qualità perché veramente sembra seta, cioè è morbido, è liscio, cioè è veramente un bellissimo materiale. E questa l'ho presa essenzialmente per abbinarla con una gonna verde che avete visto nell'ultimo video haul di abbigliamento e comunque vi faccio vedere ora tutto nel close-up. Ok, io anche se non ho trovato il body che cercavo, mi accontento comunque di questa magliettina che devo dire non ci sta per niente male con la gonnellina verde e poi tra l'altro non è nemmeno bianca. Ma di questo colore c'era scritto tipo color seta, una cosa del genere, che quindi non mi dispiace per niente, è un po' più diverso, comunque non è proprio quel bianco che a me non sta troppo bene, e quindi io direi che con la mia gonna ho trovato la magliettina che fa il caso suo. Secondo me anche le calze ci stanno bene perché sono molto velate. E quindi non dovrebbero avere un verde troppo acceso, che magari è un po' troppo diverso da questo. Però ora non le provo perché non le vorrei rovinare subito. Poi, da Intimissimi, non ho resistito e ho preso una nuova bralette. Non ho resistito veramente, ma perché essenzialmente, cioè, è troppo bella, poi la vedrete meglio appunto indossata. Cioè, io quando ho visto questa bralette, lo so, è l'ennesimo reggiseno nero, ce l'ho a mille neri, però non ho resistito perché questa secondo me è bellissima sotto, ha un giacchetto di jeans che si vede un pezzettino qui, cioè è fantastica e quindi è bellissima. E poi è super super comoda, mi piace tantissimo dietro tutta questa super allacciatura che hanno le bralette, io insomma la adoro. E poi ho voluto prendere anche questa bralette. Sì, sto in posizione un po' strana,
Comunque io adoro queste cose. Allora, questa mi piace davvero tantissimo. Cioè, è un top, è una maglietta di suo, è bellissima. È leggermente imbottita, ma veramente molto molto poco. E niente, è troppo troppo bella, mi piace tantissimo, è sexissima. E anche si vede sotto un giubbino, sotto un giacchetto, comunque qualcosa, è veramente troppo troppo bella e non ho resistito. So che ho tutti i reggiseni neri, se avete visto il mio video decluttering lo sapete, però a questa non ho proprio resistito perché è bellissima. Poi ho preso le calze da Calzedonia, queste velatissime, soft touch. Sono 30 denari, quindi sono molto molto velate, color verde militare. Allora, queste non le provo, non le ho provate perché altrimenti tiro subito qualche filo, ma comunque anche queste sono da abbinare con la gonna verde di prima e secondo me, insomma, dovrebbero andare bene. Passando invece a Tezenis, abbiamo due pigiamini. Perché ho eliminato tutti i pigiami che avevo a tuta, che io ovviamente odio, estivi, quindi a pantaloncino corto, e li sostituisco con due paia, sì, due pigiami a pantaloncino corto. Il primo è questo, che ha il pantaloncino fatto in questo modo molto normale, semplice, ma con tutte cose che ricordano gli anni 90, e quindi ci sono gli anelli questi con il ciuccio sopra a forma di diamante, ci sono le Converse, ci sono le musicassette, cioè, la famosa collanina, quella lì che andava tantissimo con i ciucci, io ne avevo una marea di questi ciucci, i pattini a rotelle, quelli normali a 4 rotelle. Insomma, se uno guarda, c'è veramente il mondo, il Walkman, cioè è pieno zeppo di cose degli anni 90. E sopra ha la sua magliettina. Dove c'è scritto I love the 90s. E ci sono di nuovo tutte le cosine anni 90, il floppy disk, cioè. È troppo troppo carino, e anche perché gli anni 90 sono stati veramente gli anni della mia adolescenza. Non, sì, della mia adolescenza, e quindi insomma li ricordo con piacere. Allora, questo pigiama credo sia veramente fantastico, mi piace davvero tantissimo. Allora, tra l'altro, i pantaloncini hanno questo elastico molto molto comodo, non stringe assolutamente, quindi è davvero un super super pigiama questo. E niente, è bellissimo, mi piace troppo. E sono contenta di averlo preso perché rispetto ai pigiami a tutina che avevo, questo decisamente li batte. E niente, è troppo troppo carino, ma soprattutto troppo troppo comodo. E anche il cotone sembra veramente un cotone molto fresco, è molto sottile, mi piace davvero tantissimo. Non avevo mai avuto pigiamini di questo tipo. E da questo punto di vista, secondo me, dal punto di vista dei pigiami, Tezenis è imbattibile. E poi ho preso anche quest'altro nero, super super romantico, con stelline e cuoricini. Ah, di ogni cosa comunque che vi faccio vedere, io ho preso la taglia più piccola che c'era sul sito, quindi o XS o S, insomma, quelle più piccole possibili. E quindi ho preso quest'altro che è tutto nero, anzi no, è forse un blu, no, forse è nero, con le nuvole, con le stelle, i cuoricini, non so dove li abbia visti perché non ci sono cuoricini. E ha questa sua fantastica magliettina sopra dove c'è scritto Sometimes we need a drop of magic. Io direi anche più di una goccia di magia, anche un... Una bella caraffa di magia, e quindi questo mi piace tantissimo, lo trovo molto romantico. Anche quest'altro, ah, non è uguale, non è per niente uguale. Allora, anche questo comunque è preciso, è la mia misura, però
Però rispetto all'altro, questo ha un elastico più sottile. Sì, devo togliere queste etichette, io odio queste etichette. Comunque, rispetto all'altro, questo ha un elastico più sottile, però è comunque molto molto confortevole, non stringe assolutamente. È lungo il giusto, quindi mi sta bene. E anche questo mi sembra buono come cotone, come l'altro assolutamente. Sono veramente troppo troppo carini questi pigiamini. Questo poi comunque lo trovo veramente molto molto carino, molto romantico. Non lo so, mi piace tantissimo. E quindi niente, super super acquisti. E poi da Calzedonia e da Zenis ho preso due cosine che ora che le ho misurate insieme mi fanno letteralmente impazzire. Da Calzedonia ho preso un paio di leggings di questi similpelle. Non li avevo mai avuti e ora che li ho indossati devo dire che sono qualcosa di fantastico. Poi vedrete nel close up, cioè sono veramente una seconda pelle. Io ho preso la XS e mi stanno perfetti. E, ma sono morbidissimi, sono veramente molto comodi. E sopra ci ho abbinato questa magliettina appunto di Tezenis che è, secondo me, sembra veramente la sua. E di lunghezza, ma anche come stile con questi incroci ci sta veramente benissimo ed è molto molto primaverile, estiva perché è praticamente trasparente, quindi sotto ci sta bene un bel reggiseno nero, ma quelli fortunatamente non mi mancano e quindi niente, questo io lo abbino con i leggings. Ok, ho trovato finalmente un abbinamento di leggings con una magliettina che mi fa impazzire. Allora, questo diciamo è il mio total look tutto nero e io praticamente non lo toglierò più, penso, mi piace tantissimo. Allora, questa è quella magliettina, è troppo carina e secondo me con questo dettaglio un po' con le borchie, con tutti questi laccetti, sta benissimo con i leggings questi in similpelle, che tra l'altro sono comodissimi perché hanno la vita super super bassa, no, super bassa no, però comunque hanno la vita bassa e quindi sono morbidi, molto morbidi. E non me lo aspettavo che fossero così confortevoli, ma sono davvero fantastici. Mi piace molto anche il dettaglio della manica, che comunque non scende perché è cucita. E che dire, questo look mi fa impazzire e mi rende veramente molto aggressiva, secondo me. Spero si veda tutto perché da qui non riesco a vedere se riuscite a vedermi tutta, ma secondo me questo look è stupendo. E anche questo maglioncino, questo golfino è proprio della lunghezza giusta. È proprio della lunghezza giusta. Fantastico, questo completino mi piace tantissimo. Quindi, ora che avete anche visto un po' come mi stanno addosso le cose, fatemi sapere se vi piacciono, se ho fatto delle buone scelte. Secondo me sì. E vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, anche perché sto iniziando poi a postare foto modificate con Photoshop, mi sto sbizzarrendo con Photoshop e niente, sono in una fase creativa. Quindi seguitemi su Instagram, sotto trovate comunque tutti i link, anche Facebook. E iscrivetevi se non siete iscritti, cliccando anche sulla campanellina per le notifiche. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!